assolutamente no. Basta parlare di lavoro, parliamo d'amore. È quello che io preferisco. Lei ha detto: il mio uomo ideale deve essere bello e vivere con me, non posso mica avere un morto a fianco. Anche perché io sono abbastanza impegnativa, quindi non è che... No, no. Per fortuna quello non mi è... il morto a fianco non mi è mai capitato, almeno quello. No, no. Neanche per figlio interrante non era morto. Ma no, no, anzi. Anzi? Ma no, cioè... No, niente, mettiamo... Lei comunque quando si fidanza si tatua qualcosa ogni tanto, no? Almeno qualche scritta. No. Sull'avambraccio ha scritto: l'amore è libertà, non è possesso. Sempre. Ci credo molto in questa cosa. Ma con chi ce l'aveva? No, è una mia idea in generale. Ogni tanto lei c'ha un'idea e se la scrive per non dimenticarsela. È molto importante. Poi si tatua le iniziali del suo ex marito più una frase solo per voi. Lei dice... Ah, non c'è più. È cancellata? Abbiamo cancellato tutto? Vabbè. Pure le iniziali ha cancellate. Vabbè. E sono sempre quelle sedute di laser, peli e tutto insieme. Eppure la frase ha cancellato. Ma sì, vabbè. Ma che frase era? Ce l'avevo scritta all'interno della fede di matrimonio, non mi sembrava più elegante doverla tenere... Anche sul corpo? Sì. E che cosa era? Non mi ricordo. Non si ricorda veramente? Ho la memoria che... Quindi proprio ci ha creduto lei. Quella... Lei comunque ha avuto molti fidanzati celebri, tra molti. Quelli veri e quelli molti. Presunti e che ne sono stati. Da Vieri e Boateng, da Leonardo DiCaprio. Addirittura, a magari. Gianluca Vacchi, fino all'attuale, diciamo, a Matteo Berrettini. Mi dice... Fino ad oggi, chi considera l'amore della sua vita? Sicuramente vivere una storia di 10 anni, sposarsi, fare un figlio, non è una cosa che cancelli. È stata una bellissima storia e lo sarà per sempre. Cioè, io, quindi come peso lei dice... Quello è un peso cioè, che c'è e ci sarà per tutta la vita, ma anche molto bello. Berrettini a Repubblica ha detto... Sto avendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età. Mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento, venga girato come una distrazione professionale. Mm-hmm. È un po' il rovescio della medaglia. Non riusciamo mai a essere viste come persone normali. Ci sta che nel lavoro, no, ti esponi, sembri forte, sembri sempre a posto, sembra che vada sempre tutto bene. Però poi alla fine nelle 4 mura di casa siamo persone normali, con le difficoltà, con situazioni da affrontare, con momenti belli e momenti anche molto difficili. Perché secondo lei le danno a lei questo peso, addosso a lei, di responsabilità? Perché forse comunque sono una donna esposta, tanto esposta, e ogni tanto serve trovare quel capro espiatorio anche dall'esterno. Lui... fino a poco tempo fa, nel 2022, era sesto, no? Del ranking ATP, oggi è 63esimo, quindi oggettivamente nell'ultimo anno c'è stato un calo. Lei lo attribuisce solo agli infortuni fisici o a un tema di tenuta psicologica? Io penso che nella vita di ogni sportivo l'infortunio sia la cosa più difficile da superare. L'unica differenza è che nel calcio quando ti rompi non scendi di classifica. Nel tennis ho imparato questa cosa nuova, che anch'io non ero così esperta. Quindi forse appunto nel tennis si sottolinea di più il fatto dell'infortunio, che ti porta altre conseguenze. Io sono abituata appunto col calcio... Ok, ti fai male, stai fuori 1 mese, 20 giorni, 6 mesi, ma non cambia, il tuo contratto, la squadra ti aspetta e aspetta il tuo rientro. Berrettini è cambiato, si dice, su Ultimo Uomo. Pensa ai soldi, alle pubblicità, perde al primo turno degli Australian Open contro Andy Murray in 5-7. E pochi giorni dopo è un party con Ibrahimovic ed ex Valine Varie per festeggiare il compleanno di Melissa Satta. Salta il Master 1000 di Roma e Roland Garros e invece di disperarsi sfila a Cannes in Total White, ancora con Satta. Mm. Questo non so se l'ha letto, comunque diciamo... Io penso che nel nostro lavoro di personaggi pubblici ci siano tante cose da fare, tanti contratti da rispettare,
Però anche lì non decido io per altri, nel senso che ognuno è libero di gestirsi e fare quello che vuole. Cioè, lei vuole dire... E non penso neanche che tolga professionalità al resto. Non ci sono stati dei comportamenti leggeri, ecco. Non penso che uno sia leggero perché... va a un compleanno, cioè non toglie la professionalità secondo me di una persona, la concentrazione. Sì, secondo me andiamo sempre un po' lì a stereotipi, perché lo fa il personaggio pubblico allora è una cosa negativa, ma poi è la vita normale di tutti, cioè... Diciamo, a sua difesa è intervenuto, no, io non devo Pietrangeli nessuno. No, dico a sua difesa di lei, Melissa, è entrato Pietrangeli, Nicola Pietrangeli, no? Sì. Che la difesa ha detto sul Libero, dice: se Berrettini è in crisi nera non è per colpa di Melissa Satta, splendida ragazza e pure simpatica. Grazie, molto gentile. Matteo gira troppi spot, fa troppa pubblicità, perde tempo e deve riflettere sul gioco, quindi... Sono tutti mister, capito? Sono tutti allenatori che stanno... Vabbè, Pietrangeli però insomma un po' di esperienza ce l'ha. No, ma sicuramente, io non metto in dubbio l'esperienza di nessuno. Però, ripeto, quando uno è un personaggio a 360 gradi, magari ha anche dei doveri da rispettare verso sponsor, verso accordi. E quindi uno deve fare quello che deve fare, indipendentemente poi da come vanno le cose. Cioè, la professionalità non viene esclusa da altro. Comunque lei è innamorata, è un buon momento dal punto di vista sentimentale? Mi sembra di essere... Non volevo dirlo, però stiamo facendo gossip, che facciamo? Se vuole parliamo di politica, me lo dica lei. Politica? Non sono così adatta. E allora parliamo di quello che la riguarda. Devo dire se sono innamorata? È un ritratto, guardi, è un ritratto personale questo, okay. No? E quindi si chiede della vita privata, lei ci ha scritto pure un'autobiografia, quindi sulla mia vita immagino. Privata? Beh, è un ritratto personale. Non ho parlato di fidanzati, però. È un ritratto personale questo, quindi la sua vita privata, chiaramente entra anche l'amore. Ma se non vuole, se le scoccia la domanda se è innamorata, non mi risponda, No, sono molto felice, è un bellissimo momento della mia vita. Sono molto grata di tutto quello che ho, dal mio lavoro alla mia vita personale, al mio fidanzato.